chi, come e quanti arriveranno in città e soprattutto come farli entrare, rimanere e uscire in sicurezza. Erano questi i temi sul tavolo del Palazzo del Governo di Udine, dove il prefetto Massimo Marchesello ha convocato le unità operative che si occupano dell'organizzazione della adunata nazionale degli alpini per quanto riguarda trasporti, comunicazioni e sanità. Rinviato ai prossimi giorni il complesso capitolo della scuola per decidere eventuali chiusure. Parole d'ordine del prefetto: potenziare tutti i servizi, anche quelli delle farmacie e dei bancomat, per arrivare ad un documento unico di programmazione. Annunciata dall'ANA la creazione di task force in città nelle principali aree di accoglienza per garantire i primi interventi, da quello sanitario a quello tecnico, modalità adottate anche dalle società di telefonia, distribuzione dell'energia elettrica e telecomunicazioni. La Protezione Civile regionale ha poi messo a disposizione della Dunata una cinquantina di gruppi comunali per il presidio delle zone nevralgiche. Il questore di Udine ha chiesto un rafforzamento e prolungamento del servizio ferroviario, soprattutto la domenica sera. A quanto pare lo ha ottenuto con 122 treni straordinari che andranno ad aggiungersi ai 110 ordinari, più due cosiddetti treni mascherati di riserva per eventuali criticità. In questi giorni poi stop ai convogli ferroviari merci o con merci pericolose in stazione a Udine. Sul versante sanitario la rete ospedaliera regionale ha annunciato un piano di potenziamento per quanto riguarda ricettività ed emergenze, documento pronto entro la prima metà di aprile. A porte chiuse poi una riunione ristretta per analizzare i temi della sicurezza e ordine pubblico che confluiranno in un accordo interforze nelle prossime settimane.